imposition of the colonial tongue can therefore be described as a Machiavellian tool to undermine the significance of indigenous languages, and in doing so, weaken any sense of self-determination that might be bubbling in the bellies of the speakers. Sarebbe negligente da parte mia tacere il fatto che una nuova costruzione geografica denominata Nigeria, ha avuto ed ha più di 300 lingue. Quindi l'introduzione di una lingua ufficiale è stata una comoda mossa, ma allo stesso tempo un gesto egoista da parte dei colonizzatori britannici, che fu venduto alla gente come mezzo per forgiare l'unità. Questa imposizione della lingua coloniale può essere descritta anche come uno strumento machiavellico per minare l'importanza delle lingue indigene e così facendo indebolire ogni senso di autodeterminazione che bolliva nelle pance dei diffusori. But English was not without its inadequacies in capturing the worldview of the Yoruba. There's a Yoruba proverb which says, "Ogbon Odun Yi Were Mi," which means today's wisdom is tomorrow's insanity. The use of the word insanity employed here is apt. It is not to say that the next generation is expected to show signs of deterioration in the state of their mental health. Rather, it is simply acknowledging the capacity of wisdom to evolve, to be so innovative and revolutionary that it may appear to the outgoing generation as insanity. For the Yoruba speaker, the language is designed to expand, to capture new experiences comprehensively. As soon as the Yoruba acquired literacy, they used it to promote Yoruba values. They used this new method to ensure that Yoruba was given a new lease of life. Seppur utile, tuttavia, l'inglese non è stato privo di inadeguatezze nel catturare la visione del mondo Yoruba. C'è un proverbio Yoruba, infatti, che dice, non me lo leggo in Yoruba, che significa, la saggezza di oggi è la pazzia di domani. L'uso della parola follia impiegata qui è differente e non vuol dire che si prevede che la prossima generazione mostri segni di pazzia, di deterioramento dello stato di salute mentale. Piuttosto si tratta semplicemente di riconoscere la capacità di conoscenza di una lingua, di progredire, di evolvere, di essere così innovativa e rivoluzionaria da poter apparire alla generazione precedente come folle, come incomprensibile. Per i parlanti lo Yoruba, la lingua è stata progettata per espandersi, per catturare nuove esperienze e includerle nel linguaggio di uso comune. E non appena lo Yoruba acquisì l'alfabetizzazione, infatti, fu usato subito per promuovere i valori Yoruba. Like Kona said, we are certainly very lucky. I guess it's also numbers that has been on our side. I know, for instance, that there are languages that right now have less than 2,000 speakers and do not even have any kind of orthography. Such languages were never written. Quindi noi, come dice Cola, siamo molto fortunati da un lato, perché ciò che ci aiuta è il numero dei parlanti in Yoruba, mentre ci sono situazioni di altre lingue minoritarie in cui ci sono a malapena 2000 persone che lo parlano, e queste lingue purtroppo non possono nemmeno contare in una ortografia della lingua stessa. So we can only, and we do call on the government to do something to at least save these languages, because knowing that a whole lot of wisdom, a culture almost disappears when a language dies. So we just continue to talk about indigenous languages and the importance of them. Quindi noi continuiamo a parlare ai politici dell'importanza di salvare le lingue autoctone, perché sappiamo che quando perdiamo una lingua perdiamo un mondo, perdiamo un sistema di valori, perdiamo un'interpretazione del mondo, e quindi continuiamo a stimolare i politici affinché si attuino dei percorsi per non perderle. Because very interestingly, what you learn from these experiences is that even languages need a champion. In which sense a champion? Somebody who will fight for it. Oh yeah. So if you don't have enough
educated people who speak that language, who are looking to ensure that the language remains, if the natural course is for it to die. I just wanted to address something that was said earlier. Prima di andare avanti vorrei dire qualcosa riguardo a quello che è stato detto prima. Chinua Achebe, a very famous Nigerian author, said, until the lions have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter. Laura vuole citare un autore nigeriano molto riconosciuto che dice che finché il leone non può raccontare la sua storia, il cacciatore racconterà la storia che celebra la caccia del cacciatore. I am never going to sit anywhere in the world, not in my country, not outside the country, and continue to glorify the hunter. Io non continuerò a sedermi fuori dal mio paese e nel mio paese glorificando la storia del cacciatore. Not enough has been done to tell the story from our perspective. Not enough thought has been given to the progress that we might have made had the colonialists not come to disrupt our path. Non abbastanza è stato fatto per riconoscere gli sforzi che abbiamo fatto per mantenere le nostre tradizioni, non abbastanza e non ancora sufficiente è il riconoscimento di quello che facciamo per mantenerle vive. And last part, I forgot. Say it again. The colonialists have done enough in telling their story and they were the ones who came to disrupt our path. I don't feel a responsibility to help them to tell their story. Io non mi sento la responsabilità di dover raccontare anche la loro storia per tutto quello che hanno fatto venendo nel mio territorio e raccontare la loro. So I will continue to say things from my perspective without apology. Quindi continuerò a dire le cose dalla mia prospettiva senza scusarmi. If you are concerned about the truth or the other side of the truth, you can go and do your own research. Quindi se invece di essere la tua parte di prospettiva puoi tornare a